La UIL in prima linea per difendere i livelli essenziali di assistenza dell'ospedale di Polla. Infatti i rappresentanti di categoria hanno deciso di chiamare in causa l'ASL per chiedere un'assunzione di responsabilità nei confronti della comunità del Vallo di Diano. Siamo a conoscenza, si legge in una nota, che a breve inizieranno i lavori di adeguamento dei locali per l'installazione della nuova TAC e per il nuovo mammografo, ma la carenza del personale medico, attaccano i sindacalisti, allo stato attuale è in grado di dare solo risposte alle esigenze dei reparti e alle prestazioni del pronto soccorso, ma è nell'impossibilità di effettuare prestazioni radiodiagnostiche per l'utenza esterna. Da oltre un anno gli utenti del Vallo di Diano non possono fare in ospedale, denunciano dal sindacato, una ecografia o una semplice radiografia. Questo li porta a effettuare le prestazioni in strutture convenzionate o addirittura in Basilicata, hanno spiegato i sindacalisti Enza Cirigliano, Luigi Piccolo Esposito, Antonio Cervone e Vincenzo D'Alto. Secondo la UIL, il reparto di pediatria poi opera con pochi medici. Il pronto soccorso vede una situazione assurda per la carenza di medici con turni effettuati per la maggior parte da medici non strutturati. E ancora la neurologia per il sindacato vive inoltre una carenza di personale medico. Vorremmo inoltre ci si rendesse conto, dicono ancora dal sindacato, che nel reparto non esiste un tecnico di neurofisiopatologia, di quanto sia disagevole per un bambino affetto da patologia in cui necessita di elettroencefalogramma essere trasportato in ambulanza a deboli. E ancora il reparto di fisiopatologia respiratoria, pur essendo una branca specialistica, lavora con solo due medici strutturati. Non parliamo poi, denunciano ancora, del reparto di medicina, dove si sta tamponando con un medico in carico per effettuare i turni. Il piano ospedaliero, infine, prevedeva per il curto un servizio di oncologia, ma questo pare essere rimasta una lettera morta. Da qui la decisione della UIL provinciale di chiedere all'ASL il reclutamento di personale medico nell'immediato, soprattutto per i reparti e servizi critici.